Reazione a catena. Pino in segno già a rischio? La situazione dietro le quinte si fa tesa. Ci sono dei retroscena discutibili. Il celebre programma, Reazione a catena, ha cambiato la sua conduzione, passando da Marco Liorni a Pino in segno. È sempre stato molto seguito sulla Rai, e ultimamente le cose stanno prendendo una piega diversa dal solito. Tra gli spettatori ci sono delle opinioni contrastanti. Infatti, il passaggio di conduzione non è privo di polemiche. Nonostante gli ascolti sono stabili, Pino in segno è già sotto il fuoco delle critiche, tanto da far sorgere il dubbio se sia già a rischio. Si nota inoltre che dietro le quinte ci siano dei dissapori. Scopriamo insieme cosa succede. Reazione a catena. Pino in segno è a rischio? Cosa è successo dietro le quinte? Quando Pino in segno ha preso le redini di Reazione a catena, le aspettative erano alte. Il conduttore ha portato con sé la sua nota ironia, che lo ha reso popolare in passato. Tuttavia, non tutti i telespettatori hanno accolto con favore il suo stile. Numerosi utenti sui social media hanno espresso nostalgia per Liorni, elogiando la sua discrezione e garbo. Meglio Liorni, gentile, discreto e delicato. In segno è cafone e insulta i concorrenti, ha scritto un utente su Twitter. Una delle critiche più significative è arrivata da Platinette, nota conduttrice e opinionista. Nella sua rubrica su Di Più TV, ha espresso dei dubbi riguardo alla nuova conduzione di In segno. La partenza della nuova versione del programma è andata abbastanza bene ed è stata seguita da circa 3 milioni di telespettatori. Tuttavia, mi suscita qualche perplessità, ha dichiarato. Platinette ha poi aggiunto che l'attuale conduttore diventa troppo protagonista poiché tende a fare la prima donna. Questo atteggiamento, secondo l'opinionista, potrebbe far allontanare parte del pubblico, che è abituato a una conduzione più equilibrata e meno invadente. Un altro fattore di preoccupazione riguarda gli ascolti. Nonostante un inizio relativamente positivo, il programma ha visto un calo in concomitanza con gli europei di calcio. Ad esempio, il 17 giugno, Reazione a catena ha attirato solo 2.719.000 telespettatori, con uno share del 21,2%, mentre la media abituale è decisamente più alta. La concorrenza degli eventi sportivi ha certamente giocato un ruolo, ma resta da vedere se gli ascolti si riprenderanno una volta terminati gli europei. Nonostante le critiche, Pino in segno ha anche i suoi difensori. Alcuni telespettatori apprezzano il suo stile diretto e ironico. Dicono che è ironico, sarcastico e terribilmente sincero, mentre Liorni è tutto ingessato e censore come un manichino. Altri invece sottolineano che le preferenze politiche non dovrebbero influenzare il giudizio sulla sua conduzione. Per cui, si vocifera che Pino in segno alla guida del programma sia incerto. Se da un lato le critiche possono spingerlo a rivedere il suo approccio, dall'altro il supporto di una parte del pubblico potrebbe farlo proseguire. La sfida sarà mantenere e possibilmente incrementare gli ascolti, dimostrando di saper adattare il proprio stile alle esigenze del programma e del suo pubblico.